se per raccontare Alessandra Celletti dobbiamo partire prima ancora che dalla sua musica, dalla sua passione per il volo. Dice di essere sempre stata convinta che l'uomo, così come ha imparato a nuotare, prima o poi imparerà a volare. È in questa prospettiva che, ascoltandola suonare, possiamo capire anche il suo coraggio. Essere una musicista libera significa non avere il successo come l'unica cosa che conta, diciamo, ma avere questo desiderio di creare dei rapporti veri con le persone, sia con gli ascoltatori, sia con le musiche che uno suona, sia con se stessi, no? Quindi essere liberi da tanti meccanismi di mercato che ci sono. Questo sicuramente costa, ma forse è più quello che uno ne ricava di quello che uno perde. La incontriamo nel suo piccolo rifugio a San Lorenzo, storico quartiere di Roma. L'impressione è quella di trovarci di fronte a qualcosa di grande. La musica è un mezzo sia per dare felicità alle persone, ma anche forse conoscenza. Io come musicista mi sento una grande responsabilità comunque. Classica le dà i natali come pianista, ma Alessandra è una curiosa e presto si appassiona all'elettronica d'avanguardia. Ho sempre cercato di capire quello che succedeva nel mondo anche contemporaneo musicalmente, quindi a fianco a Bach, Chopin, Mozart, eccetera, c'era Brian Eno, David Bowie. Collaborare con Hans e Joachim Rodelius, ma sono tanti gli artisti importanti che vogliono le sue note. Alessandra sorride e non si vanta di cose straordinarie, anzi semplicemente sceglie di non far parte del grande mercato. C'è qualcosa di infinitamente più importante per lei. Mi piace la vita semplice, non mi piace avere grandi cose, quindi grandi, tanti soldi, non è mai stata la cosa, diciamo, primaria per me. Quindi mi interessa invece studiare, mi interessa sempre conoscere nuove cose e la musica credo che è proprio uno di quei mestieri che ti dà questa possibilità di imparare continuamente qualcosa di nuovo. La parola libertà ricorre molto nei tuoi discorsi, nel tuo pensiero. C'è sempre un riferimento alla libertà. Sì, sì, è vero. Devo dire che forse sarà un po' banale, ma per me resta sempre uno dei valori, anzi forse il valore per eccellenza proprio dell'essere umano, la cosa più intoccabile che ci deve essere. This year, you have cheated me, pretending you believe. Eccolo il coraggio di volare sopra ogni cosa, quello che ti fa prendere le decisioni migliori. Carica il suo pianoforte acustico su un camion che si trasforma nel suo palcoscenico itinerante. Piano piano on the road diventa un tour culto che passa di bocca in bocca e raggiunge ogni angolo del paese. Nasce sicuramente dal mio desiderio di portare la musica in tutti i posti possibili, anche nei luoghi più sconosciuti e gratuitamente. In questo sono stata aiutata da MusicRaiser, che è un sito di crowdfunding, appunto dove si mette un progetto, un'idea online e le persone, se sono attratte da questo progetto, ti aiutano economicamente. Devo dire che io ho la fortuna di avere tanti contatti su internet che hanno finanziato letteralmente questo progetto. In realtà ascoltare Chopin o ascoltare Bach piace a tutti, io credo, cioè non può non piacere, perché è una musica talmente, talmente bella, talmente profonda, è il modo di porla che forse dovrebbe cambiare, cioè creare una cosa viva, non congelata. Un'esperienza da cui nasce questo bel documentario diretto da Marco Carlucci. Si deve essere consumato, allora non è il martello che colpisce, ma quando questo va su,
Sì, fa questa cosa. Credo che i protagonisti di veramente questa avventura siano gli sguardi delle persone, ognuno diverso. Tanti bambini, tante persone adulte, tante persone anziane, persone di tutti i tipi. Che però amano la musica. Non è detto, magari erano anche persone che amavano il mare o quella piazzetta di quel posto, o il bosco, o il verde, però poi erano anche contagiate a quel punto dalla musica e si lasciavano prendere dai suoni. A volte mi stupisco anche perché mi sento veramente capita profondamente e questo credo che vale molto di più di un successo magari più grande o un successo reale, diciamo, in cui io sento veramente che quello che faccio è veramente compreso per quello che è. Alessandra Celletti è soprattutto una raffinata compositrice. Sarei bugiarda se dicessi che non mi piacerebbe essere ricordata anche sempre, non lo so, è chiaro che è una cosa, creare una musica universale, non soltanto no, di questo momento, è un'ambizione grande, per cui magari, però questo credo che non posso dirlo io adesso, neanche quelli che ci stanno ascoltando adesso, questo si saprà. Ho fatto tante esperienze, forse più all'estero che qui in Italia, tutto sommato. Forse è per questo che ci senti così serena.